Mi ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena che correva lontano chissà dove. Io ebbi paura perché sempre, quando sento questo suono, penso a qualcosa di grave. E non mi rendevo conto che per me e per te non poteva accadere nulla di più grave del nostro lasciarci, allora come ora. Ci guardavamo, avremmo voluto rimanere abbracciati ed invece, con un sorriso ti ho accompagnata per la solita strada, ti ho baciata come sempre e ti ho detto dolcemente: la lontananza, sai, è come il vento, spegne i fuochi piccoli ma accende quelli grandi, quelli grandi. Dici la lontananza e capita che qualcuno ti venga appresso e continui canticchiando sai è come il vento. Potenza delle canzoni, quelle trasversali per tempo, moda, generazione, i classici. La lontananza compie 50 anni, il 6 giugno del 1970 entrò in hit parade e non si schiodò dalla classifica per mesi. Più volte regina, disco più venduto di quell'anno, più di Insieme di Mina che pure fece sfracelli. Parole di Enrica Bonaccorti, musica di Domenico Modugno. Ma è la Bonaccorti il motore primo di quel successo clamoroso. E a raccontarlo, aprendo per la prima volta dopo mezzo secolo per i lettori di Leggo, le pagine di quel suo diario d'adolescente, da dove nacque tutto. Per una volta la leggenda è storia vera, ma l'amore non era finito. Sapevo solo che ci saremmo trasferiti e ci avrebbe diviso il mare. Avevo 14 anni e mezzo, ovviamente seguivo la famiglia. 5 anni dopo debutto da attrice in una estiva e al Teatro Greco di Tindari c'è l'amministratore della compagnia di Modugno che mi convoca a settembre per un provino, per un piccolissimo ruolo nella commedia Mi è caduta una ragazza nel piatto. Furono 9 mesi di tournée, sempre in viaggio da una città all'altra. 102 esattamente, e in una di queste a Cuneo, il 20 gennaio del 1970, nacque la lontananza. Avevo confidato a Mimmo che scrivevo poesie, raccontini, ballate, e lui mi faceva ascoltare delle musiche facendomi provare la metrica. Poi una sera, dopo lo spettacolo, su una melodia che aveva già un testo che non lo convinceva, gli faccio leggere quella frase sul mio diario e Mimmo esplode. Ho sentito il racconto di Migliacci quando gli portò le parole di Volare e la reazione fu identica. Mimmo comincia a saltare, a ripetere «Questo è un successo!» Non si fermava più. Mimmo sì, e dal primo istante. Io non ci pensavo, anzi, da sciocca sentimentale che sono, la prima volta che sentii un ragazzo che la cantava sulla sua vespetta, mi sembrò che avesse letto il diario senza il mio permesso. Parte da un canto del 600 e parla del distacco dalla propria terra, ma sempre di lontananza si tratta. Credo che quelle parole siano arrivate così profondamente fino ai ragazzi di oggi perché c'è tanta verità dentro. Storie vere, sia quelle degli emigranti che quelle sul mio primissimo amore, e perché poi tutto questo passa attraverso Modugno. Se la vita è l'arte dell'incontro, quello con lui è stato un capolavoro. Poeta, artista, attore ancor prima che cantante, una fonte di energia perenne. Credo che quello che so far meglio sia scrivere. Già a 13 anni i primi soldi mi sono arrivati da temi per borse di studio. A 20 con le prime canzoni, a 24 con la sceneggiatura del film Cagliostro, poi i programmi alla radio e alla TV dagli anni 70, 3 romanzi di cui l'ultimo Il condominio già ristampa. Scrivere per me è un'esigenza. Tuttora scrivo tutti i giorni, o meglio, tutte le notti.
Ormai in TV si dice di tutto, ma allora, nel novembre del 1986, fu uno scandalo annunciare la mia gravidanza. Lo dissi in poche parole, semplici, come quando si dice in famiglia prima che si venga a sapere da altri. Allora vivevo con 8 paparazzi che mi seguivano. Non mi andava che la notizia arrivasse dal gossip. Mi sembrò una cosa da amica del pubblico, ma tutta la stampa mi condannò per un uso privato del servizio pubblico. Neanche un'ora dopo il mio annuncio, mentre mi cambiavo in camerino, ebbi un'emorragia e un'ambulanza mi portò in clinica. Avrebbe dovuto sostituirmi sul famoso divano del mezzogiorno la redattrice più carina e aggraziata, Livia Zariti. Intorno al mio letto in clinica si fece una riunione con Boncompagni e Magalli, che filmò anche la mia ecografia, e, visto che la mia assenza si sarebbe prolungata, decidemmo che nel frattempo il mio ruolo l'avrebbe coperto Magalli, che era già un autore rodato e conduceva un gioco all'interno del programma. Ma nonostante l'immobilità a letto e le cure, dopo 20 giorni persi il bambino. Come dico sempre per stemperare un ricordo doloroso, ho perso un bambino ed è nato Magalli. Unico caso in cui il figlio è più vecchio della madre. Il programma di cui sono più orgogliosa è sicuramente Italia Sera, uno spartiacque per la televisione italiana, una quotidiana che in diretta toccava tanti argomenti e raccontava l'attualità, condotta da un grande giornalista, Mino D'Amato, e da una non giornalista, che allora ero io. È la trasmissione madre di tutte le quotidiane pomeridiane e mattutine che ora affollano i palinsesti. Ma quanto mi manca la radio! Dal 3131 a Tornando a casa, che ho condotto ogni giorno per 6 anni. Ben più di qualcosa, le idee non mi mancano, ma se qualcuno non decide di realizzarle... Che bella domanda, difficile però. L'Enrica di allora mi fa tenerezza per la fiducia che aveva nel mondo e rabbia per come si considerava, autostima minima, sempre sospesa dei buoni risultati e dei complimenti. Se quell'Enrica vedesse quella di oggi, sicuramente si stupirebbe, non se la sarebbe mai immaginata così. Non ho mai pensato al futuro, mai avuto mete da raggiungere. Quel che si deve fare si fa mentre navighi a vista fra i marosi della vita. Ma a ben pensarci, non sono poi così diverse le due Enrica, a distanza di mezzo secolo. Non so se purtroppo o per fortuna. A volte ho l'impressione di invecchiare senza crescere. Ritornerò, te lo prometto, ritornerò, te lo giuro amore, ritornerò.